Nel nome del Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e così sia. Allora, 31 dicembre 2021, sono un po' in ritardo, ore 9:10, sto per andare al Sempio di Benevento, a questa ultima veglia di quest'anno. Che dire, finisce un anno in cui ho dimostrato, grazie a Dio, sono ancora vivo e grazie a Dio ho dato una dimostrazione di che cosa significa la fede cattolica, avendo fatto cose incredibili, la Sapienza, Dipartimento di Foggia, zone rosse, zone gialle, zone arancioni, policlinico chiuso e cose, ma non si è convertito a nessuno, non si convertì a nessuno. Non ho ancora trovato il bando della matassa del direttivo, lo sottoscrivo, sono deluso da Antonietta che doveva stare qui oggi. Anna è una scommessa, è una scommessa, tornare sui miei passi non è da me, purtroppo. È una situazione che non sta andando come volevo. La persona su cui contavo è Massimo. E alla fine non sta poco bene. Chiara ha fatto cose straordinarie, ma sta lontana purtroppo. E sono tutti scarrupati. Io stanotte ho fatto 3 ore d'orazione, 3 ore d'orazione, 23 alle 2, 3, in silenzio, a dire: Signore, dammi tu la forza per portare avanti questa situazione. Dammi tu la forza per portare avanti questa cosa, che non ce la faccio più. Pensavo che l'associazione avrei risolto il problema della solitudine, invece non ho risolto un bel nulla. Solo ero. Anzi, il 7 gennaio 2021, l'8 gennaio 2021 con Immacolata ero illuso. Mi avevate sperduto e sono rimasto solo alla fine. Questa è la verità, purtroppo. Antonietta mi ha deluso perché doveva essere la mia spalla. L'avevo messa lì al posto di un caro amico che non si muoveva potenza come Luciano, e alla fine mi sono trovato nella stessa situazione, vedete? Questo venerdì e l'altro venerdì sto solo davanti all'ospedale. Anche oggi è una bellissima giornata di sole, questo è il risultato, vedi? Questo è il risultato. Sì, la sospensione, l'altro problema c'era. Però ho detto: chi viene qui lo pago io, lo pago. Il paziente non devo stare solo. E non ho risolto un bel nulla. E Anna, non mi risolverei i problemi, perché Anna si deve convertire? E il marito ha ragione. Ho detto sempre che il marito ha ragione su tutto. Quindi questa è la situazione, diciamo la parola di Dio è meglio. Voi vedete che io sono deluso, io sono, non sono abituato a fare cose arronzate. Omicron, qua possono arrivare pure a 300.000 contagi, io devo fare quello che devo fare io. E questa è l'unica opera di Dio che fa convertire le anime, l'unica opera di Dio che grida a Dio, dare voce a questi bambini, a questi 6 milioni di bambini ammazzati in questi anni, al nostro futuro che è stato seppellito, questi bambini privati della visione beatifica di Dio per sempre, per sempre, per sempre. Questa è l'unica azione che muove a compassione Dio. Infatti, chi è venuto con me, Annetto lo sa, ha ricevuto praticamente l'insieme di ruolo e l'ha dimenticato e non viene più con me. Anna Chiara mo ha avuto l'esenzione. Chi viene con me a pregare per questi bambini? Alle grazie eccezionali. Perché il Signore è fedele, il Signore, una persona seria. Dal Vangelo di San Luca, sempre siamo nell'ottava di Pasqua, di l'ostibi Cristo, gloria tibi Domini. In quel tempo i pastori si dissero: allora andiamo fino a Betlemme e vediamo questa avvenuta che il Signore ci ha fatto conoscere. E in fretta, e trovano Maria, Giuseppe e Maria, possa mangiare dopo aver veduto, poi manifestarono ciò che era stato detto di questo bambino. Tutti quelli che si erano scoperti si meravigliarono di ciò che raccontavano loro i pastori. Poi conservavano con cura tutte queste cose, mirandolo in corso. I pastori se ne tornarono glorificando Dio per tutto ciò che secondo quando era stato detto loro, venite e vedete l'ostibi Cristo. Quindi questa è la situazione. I pastori, siete chiamati al Signore, gli umili, gli ultimi, andiamo a rendere gloria a Dio davanti al Moloch di San Dio, come stai da solo, e non è una cosa bella, per niente, perché vuol dire che non sono riuscito a convertire, con la grazia di Dio, una sola persona a capire l'importanza di questa iniziativa qui davanti, che è l'unica opera che fa d'argine al demonio, l'unica opera credita a Dio, l'unica opera che serve per la salvezza eterna. Don Giuseppe Alzi mi disse: falla bene. Ora riesco a capire questa, perché è l'unica opera che sì, posso fare anche tante altre opere, ma questa è l'unica opera veramente gradita a Dio. L'unica, l'unica, l'unica. Conferenze non servono a niente, cose c'è. Questo sì, perché ti rendi piccolo come questi bambini e dai voce a questi innocenti. È l'unica opera e nessuno l'ha capito. Nessuno, no. Se non a sprazzi, a luce e poi le tenebre. Amen. Viva Cristo, viva Maria, viva la Messa. 10 meno 10 davanti a San Pio come venerdì scorso, l'ultimo giorno dell'anno. Per dare voce a questi innocenti, per pregare per i malati di Covid, per i vaccinati, che sono tutti vaccinati in questo ospedale, e per dire sì alla vita in questo contesto di morte. Farò fino alla fine quello che il Signore vuole, anche da solo.
con grande amarezza. Ho parlato con Antonietta che ha urlato, cosa eccetera. Rivivo le stesse situazioni di con Luciano. Mai avrei detto una cosa simile. Luciano non, mi sono lamentato soltanto che lui non veniva davanti agli ospedali e usciva fuori a potenza. E mi ritrovo con persone che mi la stessa cosa. Dopo, non è chiaro cosa, sono delusissimo proprio. Qui davanti, io ci tengo a precisare, qui davanti sotto il San Pioppo, Antonietta ha ricevuto due grazie. Una, ha ricevuto la grazia dell'immissione di ruolo dopo 40 anni. Due, io ricordo. Tre, due, la riconoscenza anche per il sottoscritto del nome di TAR, grazie al quale lei salverà il lavoro. Quindi, ha avuto due grazie per questi bambini. Oggi devo stare qui a fianco a me, a costo di pagare pure i 15 euro di tampone. Basta che veniva qua e c'è. Vabbè. Io rappresento tutti quanti voi qui davanti e continuo a stare perennemente solo, a rendere gloria a Dio e a pregare da solo. L'inizio di Rosà, in questo mare di amarezza. Anna Chiara ha fatto quello che doveva fare, come segretaria nazionale, ha fatto cose grandi, però speriamo che tornerà presto, anche se chi è venuto a Castelpedroso non è più tornato. Questo è il Cristo di Maria, amen. Questa è verità purtroppo, amen. È una veglia molto amara oggi, vabbè, come tante altre. Sto qui al primo rosario ancora. Così però seguendo farò fino a mezzogiorno, qua nessuno mi dà fastidio in questa corte di morte, che dire. Sono da solo, vedete, completamente solo, isolato da tutti. Sono molto amareggiato perché a parte sto solo, ma non mi ha telefonato la farmi cura Angelo Pallardo che mi invitò nel 2015 a fare la conferenza a Cave Terreni. E mi dice sono donne e i preti. So benissimo che chi vedrà questo video sono maschilista, cosa, non me ne fotte niente perché è la verità. Angela poi mi ha telefonato e mi ha detto ma davanti all'ospedale stai solo e cosa, si sto solo. Sono presente in una situazione solitaria praticamente, c'era, e gli altri soci, boh, non ci stanno. Non ho risolto nessun problema, non è che eravamo risalite e cose, e sarò sempre solo. E anche con la situazione non ho risolto un bel nulla. Io ho detto chi viene qua lo pago io e manco questo l'ho risolto il problema, perché se non si capisce perché non si viene qui davanti a fare le statue, questo è il problema, vabbè. Andiamo a pregare nell'amarezza infinita, ma deve essere poco rispetto a quella situazione attuale, soprattutto è poco rispetto a quello che subiscono queste povere creature, vedete? Povere creature, vedete? E questo praticamente produce il Covid 1, 2, 3, Omicron e cose. Queste, vabbè. Andiamo a pregare e che il Signore mi santifichi e mi converti innanzitutto a me, perché mi dia la forza e la grazia di andare avanti, perché tante volte non mi viene più, dopo tanti anni sono scocciato. Amen. Uno vorrebbe vedere i risultati ma non vedrà nulla, se no la verena andrà a bara fra poco. Amen. Ora 11:22, ho appena chiamato Teodoro, sì, ho chiamato Teodoro, fai gli auguri, mi ha fatto stare male quando ha detto mi rovina la vita, ma dal suo punto di vista ha ragione. Vedete, quando un uomo è fiero nell'orgoglio e ne ha tanto, è chiaro che è così, sono fatti gli errori. Io ho scritto questo messaggio, vedete, per farvi capire l'umiltà. Gli ho mandato questo messaggio, gli ho scritto, posso parlare per 30 secondi. Vi chiedo solo questo, avete ragione su tutto, vi chiedo perdono di nuovo del male che vi ho fatto, avete ragione. Non volevo farvi mai, credetemi, vi prego, sono pentito. Sono costretto a mandare diffida penale, cioè per non farla venire Anna cose, ma non è quello che voglio, io voglio diventare amico di Teodoro. Voglio andare amico suo, amico dei mariti. Questo sta sempre le mie cose. Uno non è che può imporre cose a nulla a nessuno. Però gli direi praticamente due cose. Una, avete ragione. Vostra moglie, a parte che non è mai interessato sotto questo punto, quel punto di vista, ma come collaboratrice dell'ospedale. E anche Anna lo stesso, per dire. Ma sono tante cose, vi prego. Fateli imparare la macchina, a portare la macchina a patente. Ho pregato i bambini abortiti per questa grazia. Fateli imparare la macchina a portare la patente. Vabbè, io ci tenterò, ma c'ho il numero di telefono e non mi arrendo. Io rovino la vita, mi ha fatto male sta cosa. Perché io non voglio distruggere una famiglia. Non voglio mai che non sono nessuno. Mi faccio da parte così con là, però la cosa più importante che Teodoro deve capire, e che ora invito a capire, questo per questo io non la volevo mettere all'inizio, cioè, e vedete visto i problemi che vengono a fare. Devi capire, è che io gli do ragione su tutto e che sono pentito, perché l'autorità spetta al marito. E ho sempre detto questa cosa. Ho sempre detto questa cosa. Riuscirò a dirgli 30 secondi queste parole. Preghiamo per questo. 30 secondi. Che mi ascolta se tra 30 secondi. 30 secondi. Amen. Amen.
faccio una cosa, sono le quasi 11, 12 meno 10. Devo andarmene già da 20 minuti, ma continuo fino a 12 e mezza, cosa c'è perché recuperare, anche faccio tre rosari, c'è, nessuno mi tocca qui davanti, vedi il rispetto che mi sono guadagnato. Io spero di cuore che quello stesso rispetto ce l'avrò anche da Rowling. Ognuno nelle sue posizioni, però il rispetto. Gli rinnovo ancora le mie scuse. Le mie scuse. Per l'ennesima volta. Perché la solidarietà è la sua, però anche lui, io lo invito a rispettarmi, un rispetto reciproco. Io non gli voglio rovinare la vita, praticamente. Lui non è d'accordo con questo, non gli chiedo di essere d'accordo. Gli chiedo di rispettarmi, di rispettare la mia situazione, di rispettare la mia persona. Questo è come rispetto la sua autorità e rispetto la sua persona. Con la moglie è unicamente una collaborazione lavorativa per questo. Poi la caccio via praticamente e lei tornerà praticamente a essere sua moglie. Questa è una collaborazione lavorativa, unicamente per questo. Lui l'autorità e io lo rispetto e magari forse anche la sua amicizia, però poi non è questa una cosa che è libertà, capito? La carcere significa la manda a casa perché il suo posto è a casa Rolling. Io Cristo di Maria, viva la messa, vedete? Anche fuori orario, prego, stamattina davanti al San Pio, amen. Alle 12:30 non mi ha toccato nessuno, anche fuori orario a Benevento. Vedete il rispetto, la stima che di questi anni, vedete? Il rispetto e la considerazione per quello che sto facendo. Anche fuori orario nessuno mi ha toccato, è finito da un'ora praticamente la veglia e nessuno mi ha toccato. Vabbè, che veglia è stata, una veglia molto amara. Ci mettiamo da parte questo anno, ho telefonato Immacolato, ho telefonato. Fare gli auguri. Ho detto un anno fa mi ha portato una grande gioia Immacolato. E mi devi chiamare a febbraio. Che ti chiamo, Immacolato, non ce la farai. E poi soprattutto ti sei fatto tre dosi di vaccini, Immacolato. Quanta amarezza. Però quel mese è stato un mese meraviglioso. Ho iniziato quest'anno con lei. 7 gennaio 2021 con la veglia a Campobasso, 8 gennaio 2021 con la veglia qua davanti, è venuto pure Eno, praticamente venne pure Eno. E mo praticamente sono rimasto solo, vedete? Mi si metteva a cantare, mi ricordo. Santo Michele, quei video quando me le vede, la voglia chiama. Vabbè, la volevo fare vicepresidente nazionale Immacolato come icona di santità, alla vita, e poi è crollato. Vedete perché che mi stava assente? Mi stava assente, ma ancora mi sei votivo. Vabbè, speriamo che il nuovo anno mi porti, non dico cose buone, perché qua cose buone e cose, ma almeno porti qualche altro martire che voglia morire con me davanti a questo ospedale, speriamo. Me ne servirebbero almeno due o tre, non ne chiedo di più, perché ci sarebbe un miracolo. Ave Maria, grazie stai con benedica tu migliore possetto benissimo, frutto suo ventre, Santa Maria Madre, ora per una pizza peccora posso non che ti ora morte se nostri anni. Con l'ambulanza del San Pio, perché sono contagi veri, preghiamo pure per loro. Vi saluto e vi auguro un san buon anno di cuore. La presentazione della Crociera Cattolica, speriamo che sia per tutti quanti buona, anche se qua poco ci credo, però il cuore immacolato di Maria trionferà, quindi io Cristo di Maria, amen. In una mattinata amara, arriva il bacione del mio padrino, e tu sto benissimo Gianluca, devo recuperare massimo, mi ha detto che l'hanno fatta TAC, il polmone sta venendo a funzionare bene, c'è solamente qualche tromba all'interno, qualche tromba attorno però. Questa è la cosa più importante, questa. Perché se recupera mio padrino, la mia spalla, volevo morpione vecchi. E poi voglio fare tornare a Benevento per quelle morbide alici, di quelle care nostre morbide alici, quello padrino, quello ce ne sto benissimo. Mia madre, mi sono messo paura di perderla. Grazie a Dio, il Signore me lo tiene ancora in vita, vabbè. Vede, dopo la mattina di amarezza, il sorriso per Massimo, per il mio grande, unico padrino, vabbè. Stamattina ho scritto, buongiorno figlioccio, vabbè. Io Cristo di Maria e buon appetito, ancora del buon anno, amen.